Ciao e ben trovata sul canale. Oggi parliamo di make up minerale, in particolare come creare una base per il viso appunto con cosmetici minerali. Ma perché minerali? Minerali perché al loro interno contengono delle sostanze appunto minerali, come il silicio, come il talco, come la mica, che appunto si trovano in natura e quindi sono più compatibili con la pelle. Ormai tantissime linee eco bio hanno adottato questo tipo di composizione, quindi cercando di puntare il più possibile al naturale utilizzano questi tipi di ingredienti. Solitamente i prodotti minerali sono in polvere e questo li rende molto compatibili soprattutto con le pelli a tendenza grassa. Quindi, come nel mio caso, che io appunto ho la pelle a tendenza grassa, devo dire che utilizzare dei prodotti appunto minerali, noto che mi tiene sotto controllo la produzione di sebo, noto che non mi compaiono brufolini come può succedere invece con prodotti che magari all'interno contengono siliconi o comunque materiali, ingredienti sintetici, e soprattutto hanno la capacità di essere estremamente naturali nel loro effetto. Quindi si avrà la pelle come se non si indossa nulla, e quindi è particolarmente indicato per chi ama avere degli effetti molto leggeri, quindi senza effetto troppo coprente, senza dover camuffare eccessivi difetti. Tra le linee minerali che io preferisco c'è sicuramente quella di Neve, che ha realizzato questi fondotinta che sono sì in polvere ma compatta, quindi appunto si chiudono tranquillamente in questo piccolo contenitore, e hanno la possibilità di essere utilizzati sia bagnati che asciutti. Se li andiamo ad utilizzare bagnati si avrà una coprenza maggiore, sono anche più stratificabili, e allo stesso tempo la colorazione risulterà leggermente più scura, una cosa leggera. Vado ad utilizzare un classico pennello kabuki, io ho un kabuki, utilizzo questo qui di Wycon con il manico lungo, è il pennello F103. Lo vado ad inumidire con uno spray, è normalissima acqua. Vado a prendere il mio prodotto e lo vado ad applicare sul viso con movimenti circolari. La sensazione è proprio di non indossare niente, perché appunto questa polvere viene rilasciata in maniera uniforme ma non fa troppo strato, quindi non si ha quell'idea di avere una pelle troppo coperta, troppo appesantita. Riesce a camuffare bene le piccole imprecisioni del viso, come possono essere magari leggere discromie, qualche brufolino, ma c'è una cosa molto importante che va detta. Io intanto continuo: la pelle deve essere idratata in maniera perfetta sotto, altrimenti il rischio è che si vadano a creare delle anestetiche pieghette, o meglio si vanno a riempire nel caso di pelli non proprio mature, che sono appunto soggette a piccole rughette, o semplicemente anche rughette di espressione, che quindi vengono a chiunque, non per forza legata all'età. Quindi deve essere ben idratata la pelle in modo che non si vada a depositare la polvere nei piccoli solchi. Una volta che abbiamo messo il fondotinta, aspettiamo un attimo che si asciuga, nel caso ovviamente l'abbiamo applicato col pennello bagnato, e se siamo soddisfatti della coprenza siamo a posto così con la copertura. Nel caso in cui invece volessimo maggiore coprenza, questi di Neve ad esempio appunto sono modulabili, quindi possono essere utilizzati in più strati, quindi in più passate, quindi una volta che si è asciugato possiamo procedere con un secondo strato. Ovviamente più strati andiamo a fare più l'effetto sarà coprente, però appunto la bellezza di questi tipi di prodotti è proprio che in realtà, anche se andiamo a fare una copertura del viso leggera o massimo media, l'effetto è molto molto naturale, quasi appunto sembra di non avere niente indosso. A differenza dei fondotinta classici è che l'effetto è un pochino più polveroso, quindi c'è questo leggero effetto appunto, sì, polveroso, ma basta andare diciamo a passare un pochino la mano sul viso per andare a smorzarlo,
allo stesso tempo però non andiamo ovviamente a levare la nostra copertura. Come correttore io vado ad utilizzare uno di Bare Mineral che adoro, si chiama Summer Bisque ed è una tonalità sì chiara ma non chiarissima, che nel mio caso correttore troppo chiaro non va bene. Quindi vado a prendere un pennello da correttore e ne vado a prendere un pochino, mettiamo l'eccesso e lo andiamo a mettere qui per dare un pochino appunto di luce. Quindi questo è il risultato finale. In caso di pelli secche che comunque vogliono utilizzare prodotti minerali, si possono tranquillamente mescolare alla crema abituale per il viso, quindi si avrà diciamo una sorta di crema colorata finale, e questo però permetterà appunto di andare a nutrire comunque la pelle senza rischiare che si secchi dal prodotto polveroso. Quindi in questa maniera si può bilanciare l'idratazione della crema con la coprenza media del fondotinta minerale. Non avendo siliconi, quindi ingredienti un po' massicci, non dura tanto quanto il classico fondotinta, così come anche il correttore non dura tanto quanto il classico correttore, insomma quello non minerale. Quindi magari non consiglio di fare una copertura con prodotti minerali se abbiamo un'occasione importante, se abbiamo un evento per il quale dobbiamo essere di tutto punto e il make-up deve durare per tutto il giorno. Però in tutte le altre occasioni quotidiane, ad esempio, è veramente fantastico perché appunto è molto compatibile con la pelle, soprattutto se abbiamo una pelle un po' problematica che tende a non tollerare bene alcuni ingredienti di sintesi. Con il make-up minerale questi problemi non ci sono. Sono molto confortevoli, infatti ripeto, sulla pelle sembra quasi di non avere niente, ma proprio anche al tatto si ha proprio una percezione di pelle libera, ma ammetto che all'inizio ho trovato un po' di difficoltà ad abituarmi proprio per questa sensazione diversa, però insomma è una cosa normalissima e ci si abitua anche abbastanza facilmente. Vado a dare anche un tocco di bronzer e vado ad utilizzare sempre di Neve la Velvet Bronze, che vado ad utilizzare da asciutta in questo caso, prelevandone proprio così con il pennello, battendo l'eccesso e andando a distribuirla sul viso. Utilizzando un fix, uno spray fissante alla fine, possiamo prolungarne ovviamente la durata. Che insomma è una cosa che non guasta. Ok, quindi abbiamo messo anche un po' di terra, abbiamo dato un tocco di colore alle guance. Questa è la base viso minerale completa. Spero di aver chiarito magari qualche dubbio in merito a questo tipo di make-up, a queste linee che ormai veramente tantissime marche hanno realizzato. Io consiglio sempre di provare perché soltanto provando si capisce veramente se una cosa fa per noi, ma secondo me non resterete deluse. Grazie come sempre per l'attenzione, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciare un like di supporto. Grazie, al prossimo video!